Ad esempio, ho un amico. Tutte le volte lo incontro e dico: Massimo, ma a parte che se te ti chiami Massimo, con le donne hai già vinto. Con quel nome lì, e ti presenti una donna, fai piacere Massimo. Come nasce il Marco Mainini Actor Show? Come nasce il Marco Mainini Actor Show? Bella domanda. Mi ricordo di aver conosciuto questa autrice della Rai a Sanremo quest'anno. E mi dice: sai, ho delle occasioni giù a Roma, ti metto in contatto con una persona, un organizzatore, e porto un tuo spettacolo. Io al momento spettacoli subito non ne avevo, avevo qualcosa di mio, eccetera. Allora mi metto a girare un locale e dico: senti, mi fai fare uno show per quattro soldi, messo in piedi in poco meno di una settimana, me lo fa fare. Diciamo, ho avuto un discreto successo fin da subito. E allora da lì ho cominciato a girare, a fare un piccolo tour. Sono arrivato in pochi mesi a poco più di 20 date, che non è tantissimo, ma non è neanche proprio poco, dai. Il tuo spettacolo è eterogeneo, si compone di diverse parti. Sì, sono praticamente 7 monologhi. Lo spettacolo dura all'incirca un'ora e un quarto. È sì uno spettacolo a metà tra il comico e il classico. E come nasce invece la tua passione per lo spettacolo? Beh, qui torniamo indietro di un bel 10 anni. Mi ricordo che avevo debuttato in televisione Telenova con questo programma condotto da Enrico Beruschi che si chiama Lista d'attesa. Poi con Enrico ci siamo sempre sentiti, abbiamo fatto diverse sitcom, fiction insieme, ci sentiamo tuttora, anzi è venuto anche a vedermi il mio spettacolo, chissà se poi verrà ancora. Prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti saranno il 18 ottobre a Novara al Battisti Caffè. Poi ci sarà il 25 ottobre a Porto Ceresio, al confine con la Svizzera, il K, e il 14 di novembre al famosissimo ormai Caffè Teatro di Verghera Gallarate, dove sono passati tutti, Antonio Albanese, Aldo Giovanni Giacomo, Marco Mainini. Concludiamo con una battuta allora. Dicevano: sai, io con le donne ho sempre avuto dei problemi, fin da quando ero piccolo, tutte le volte che si giocava al dottore, io ero sempre quello che guidava l'ambulanza. C'è freddo! Ma non ti ha visto! Posso guidare?